Ciao a tutti ragazzi e ben ritornati qui sul mio canale con questo mio nuovo episodio dedicato alle mod su Dragon Ball Xenoverse 2. La mod di oggi riguarderà una fusion dedicata ai padri di Goku e Vegeta. Ebbene sì, abbiamo Bardock o Bardock in inglese e Re Vegeta. Allora, questa, come potete vedere, è una fusione Potara, quindi con gli orecchini. Possiamo definirla una fusione dovuta al bisogno di vendetta che i due padri avevano nei confronti di Freezer. Allora, adesso, amici miei, andremo a provarla in allenamento e poi faremo delle battaglie. Prima di iniziare io vi invito a lasciare un bel like all'episodio, spolliciate più non posso per questa fusion. Inoltre vi invito a commentare e se non siete ancora iscritti al canale vi invito ad iscrivervi e ad attivare la campanella delle notifiche per non perdere nessuno dei prossimi episodi. Allora partiamo subito, selezioniamo la nostra fusion che si chiama, non ve l'ho ancora detto, Vegedok, che in italiano sarebbe Vegedak perché è Bardock. Comunque va bene. Come avversario va bene anche Freezer dorato super cattivo. E possiamo... lo testiamo... No, va bene, sul ring del Torneo del Potere. Ovviamente, ragazzi, la fusione, essendo la fusione tra Bardock e Re Vegeta, non ha il Super Saiyan. Avrei potuto aggiungerlo, ma il modder ha voluto farla così e io ho voluto lasciarla così. Già ho cambiato altre cose. Allora, la solita storia con la fotocamera. Ok, allora. Eccoci qua. Vegedok. Con lo stemma Saiyan proprio lì, bello in vista. Le scarpe viola. Allora, dicevo, come potete vedere abbiamo la lancia della ribellione come normale, la lancia del tiranno, cannone Galick e la carica di energia. Avrei potuto mettere la carica massima, però vabbè, non ci ho pensato. Poi abbiamo due ultimate che ho deciso di installargli io per renderla un po' più piccante come mod. E poi abbiamo l'onda super esplosiva. Allora, vediamo il moveset quadrato. Aia. Ok, ce l'abbiamo fatta. Poi triangolo. Combo. Bravo Freezer. La presa. Le sferette. Ora vediamo gli attacchi, ragazzi. La lancia della ribellione, Bardock ovviamente. Magari si torna anche indietro. La lancia del tiranno. Il cannone Galick. Boh, la carica di energia. Ora, l'onda super esplosiva. L'onda super esplosiva. E adesso, amici, vediamo le altre. Abbiamo l'Omega Barrage. Che, come vedete, spezza il vigore e toglie un bel po' di vita all'avversario. E poi il Riot Javelin. Questo mi sa che fa male. Ok. Allora,
ragazzi, questa era la moda, adesso andiamo a vederla. Lo sguardo verso il suo acerrimo nemico. Oh, adesso me ne sono accorto. Cioè, sì, boh, me ne ero accorto da tanto tempo fa. Però queste chicche degli altri universi, bellissima. Non c'entra un tubo con la mod, però intanto. Dicevo, andiamo a fare le battaglie vere e proprie ora. Allora, eccoci qua, selezioniamo Vegedok. E ovviamente potremmo, anzi dobbiamo affrontare il nostro carissimo acerrimo rivale, anzi nemico, Lord Freezer, e potremmo affrontarlo alla massima potenza. Combattiamo ovviamente qui nello spazio del pianeta Vegeta e vediamo come va. Allora ragazzi, è arrivato il momento della vendetta contro Freezer. Aia, cominciamo male. Anche se effettivamente, se ci pensate un attimo, stiamo combattendo nello spazio del pianeta Vegeta, quindi quest'ultimo non è stato ancora distrutto. Però va bene. Yeah, vai indietro, stai indietro. Ma porca paletta. Eh sì, banana. È banana. Sì. Ok. Ricaricati, ricaricati magari. Oh mamma mia, oh mamma mia, oh mamma mia. Volevi? Colpiscilo? L'ha parato. Si pareva che lo parava. L'ha parato con un'estrema facilità. Wow, 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 wow. Sta togliendo un casino. Va bene, utilizzerò l'altra tecnica. No! Freezer sa quello che fa. Freezer sa quello... Sparisci! Ok, ce l'ho fatta, ce l'ho fatta. Adesso facciamo ancora un combattimento. E... potrei scegliere come avversario della fusione Cooler, il fratello maggiore di Freezer, che ci randellerà ancora di più secondo me. Combattiamo questa volta qui su Planet. Allora, eccoci qua. Maledetto microfono che si sposta proprio quando comincia la battaglia. Ok. Allora, il mio scopo in questo scontro sarà quello di utilizzare il Riot Javelin, ma la vedo già dura. Ecco. Appunto. Quindi... no, sono riuscito a mancarlo con quello. Wow. Volevi? E invece no. No, vabbè. Mi sa che è un attacco molto lento. E voi direte, beh, si vede. Lo so, ma... voglio utilizzare quell'attacco lì, punto, e basta. Più che altro sto cercando di capire come fa lui ad avere tutto quel vigore. No, è andato troppo in basso. Aia, aia, aia. Ah sì? Tiè, datti una calmata. No, separato. Beh, fa male.
Ok ragazzi, non sono riuscito ad eliminarlo con il Riot Javelin, però l'importante è l'aver sconfitto la famiglia imperiale. Certo, mancherebbe Recold, ma al momento non ce l'ho installato, quindi... Ok, ci facciamo bastare questi per questo episodio. Ottimo, allora siamo giunti alla conclusione di questo video. Spero che la mod vi sia piaciuta. Vi invito a commentare per sapere cosa ne pensate della mod. A spolliciare a più non posso, lasciate una marea di like per questo video. Ed inoltre, se non siete ancora iscritti al canale, vi invito ad iscrivervi e ad attivare la campanella delle notifiche per non perdere nessuno dei prossimi episodi. Mi raccomando amici miei, ci conto. Grazie ancora, noi ci rivediamo, anzi ci risentiamo al mio prossimo episodio. Ciao ciao e grazie!